Bentornati ragazzi in un nuovo video. Oggi andremo ad analizzare come si può vincere ogni lane, sfruttando facilmente errori avversari o i nostri vantaggi. Prima di iniziare passate sulla pagina Facebook e Instagram, mettete anche un bel follow al canale Twitch Okami-Alpha, twitch.tv/Okami-Alpha, Okami-Alpha. Godetevi il video. Come prima cosa voglio partire dal tema principale di questo video, vincere la lane con una sola mossa. Sembra una magia, ma è possibile ragazzi, ed è anche piuttosto facile. Vi sto parlando del vantaggio del livello 2. In pratica, se riuscite ad arrivare al livello 2 prima del vostro nemico, vi ritroverete con un enorme vantaggio in danni che potrete sfruttare per ucciderlo o fargli tantissimi danni. Per arrivare al livello 2 basta uccidere la prima ondata di minion e un minion guerriero se siete top o mid, oppure la prima ondata e 3 minion guerrieri se siete bot. Questo perché dividete l'esperienza tra AD carry e support ovviamente. Ricordatevi ragazzi che non serve per forza lastitare i minion, basta essergli vicino mentre muoiono, massimo 1600 unità di distanza. Quindi è anche bella grossa. Come si sfrutta questa cosa? Beh, qui diventa un po' più complicato. Quello che dovete fare voi è ottenere il livello 2 prima del nemico e ingaggiarlo. Fin qui tutto facile, ma dovete cercare di rispettare alcune regole. La prima è cercare di avere una posizione di vantaggio per riuscire ad attaccare subito il nemico. Quando vedete che l'ultimo minion che vi serve sta morendo, cominciate ad avvicinarvi al nemico, in modo che gli sarete già vicino appena il minion muore e farete il livello 2. La seconda è gestire le ondate di minion. Sono sicuro che in parecchi di voi abbiano pensato, beh, basta uccidere i minion, basta attaccarli fino a quando non faccio il 2. Non proprio. Se faceste in questo modo, portereste i vostri minion sotto la torre nemica. E ovviamente, anche se farete il livello 2, prima del nemico, non potrete comunque ingaggiarlo, perché è sotto torre. Quello che dovete fare, quindi, è gestire i minion in modo che stiano in mezzo alla lane, o addirittura più vicini alla vostra torre, in modo da avere più spazio per inseguire il vostro avversario. Per fare ciò dovete adattarvi a come pusha la wave il vostro nemico. Quando uccide un minion, voi ne uccidete uno. Quando attacca un minion, voi ne attaccate uno. Oppure, se volete farlo venire sotto la vostra torre, gli lasciate il vantaggio di un minion per poi ucciderlo subito appena arrivano le due ondate nuove. Soltanto utilizzando questa tecnica riuscirete a vincere tantissime lane e di conseguenza il game molte volte. Allo stesso modo imparate a non dare vantaggio ai nemici a causa del livello 2. Se vedete che non riuscite a livellare prima dell'avversario o nello stesso momento, indietreggiate e fatelo pushare, in modo da evitare di essere uccisi. Il secondo consiglio è più sul non dare un vantaggio ai nemici. Quando avete pochi HP è meglio resettare piuttosto che stare in lane. Per resettare intendo tornare in base per recuperare gli HP. Soprattutto in bronzo difficilmente i giocatori resettano e rimangono in lane anche con 100 HP. Il mio consiglio è di farlo ogni volta che siete sotto un tot di HP dove il nemico può one-shottarvi, senza darvi tempo di reazione. In media sotto i 150 durante la fase di linea, diciamo. Però varia a seconda del nemico e del vostro campione, ovviamente. La stessa cosa vale per il mana. Se siete senza mana non avrete accesso alle vostre abilità e sarete un facile bersaglio. Cercate di pushare velocemente e tornare in base il prima possibile. Allo stesso modo, abusate invece dei nemici che non resettano uccidendoli ogni volta che hanno pochi HP o poco mana. Il terzo consiglio è abusare dei vantaggi. Soprattutto in botlane è molto facile abusare dei vantaggi che prendete. Ad esempio stando dentro il cespuglio, aspettando i nemici per poi ucciderli appena arrivano in lane. Oppure facendoli pushare per poi ingaggiarli brutalmente, magari anche col jungler. Sfruttare un vantaggio aumenta di molto le vostre possibilità di vittoria, ma ricordate di non tirare troppo la corda. Quindi evitate di ingaggiare sotto torre, evitate di fare assalti quando non siete abbastanza in vantaggio, ed evitate fight sfavorevoli con i nemici solo perché siete in svantaggio, ad esempio fight in svantaggio numerico o quando avete metà vita. Il quarto è smettere di morire dai gank. Non è complicato, basta non giocare a cervello spento. Ricordatevi sempre che la lane che state giocando non è soltanto un 1v1 o un 2v2, ma ci sono casualità come il vostro jungler e quello nemico, oltre che ai possibili roam degli altri laner. Quindi oltre a tenere guardato sempre una parte della lane e a guardare la mappa, dovete cominciare a non dare la possibilità ai nemici di gankarvi, o comunque di non potervi uccidere. È più difficile a dirsi che a farsi, non vi preoccupate. Quello che dovete fare è semplicemente ingaggiare solo se sapete dov'è il jungler nemico, oppure se siete certi di one-shottare il nemico in meno di 2 secondi. Con un'azione fulminea e poco prevedibile. Se invece volete mettere pressione pushando, cercate di farlo quando il jungler è dall'altra parte della mappa. Se no, fatelo solo quando avete un modo per scappare dal gank, come un flash o un'abilità di movimento.
e tenetevi pronti perché molto probabilmente arriverà. Soprattutto per i top laner è importante capire dov'è il jungler nemico, visto che i fight 1v1 durano molto in questa lane. Ricordatevi anche che verso i 3 minuti il jungler è quasi sempre in top. L'ultimo consiglio è sfruttare il nemico. Vi capiteranno sicuramente lane che non potrete vincere da soli per vari motivi. A quel punto è inutile cercare di ribaltare la situazione con un ingaggio improvviso. Porterebbe facilmente ad aumentare il vostro svantaggio. Avete due possibilità per giocarvi bene queste lane. La prima è cercare di sopravvivere come potete. Resettare se avete poca vita e farmare sotto torre, cercando di perdere pochi minion. La seconda è far gankare il vostro nemico dal jungler. Molte persone infatti, come abbiamo detto prima, per abusare del proprio vantaggio pusheranno costantemente la lane e continueranno a stare vicino alla vostra torre. A voi basta lasciarli fare e non perdere vita. Aspettate il vostro jungler e poi li uccidete con la superiorità numerica. È una cosa basilare, ma molte lane in bronzo e argento si vincono proprio in questo modo. Perfetto ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e condividetelo con gli amici. Mi raccomando, passate dai canali Twitch e lasciate un bel follow anche lì. Da Okami Alpha è tutto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao belli!